Allora ragazzi, in questo video si ritorna a parlare di applicazioni e servizi. Però devo dirvi che è un'applicazione al momento ancora in fase sperimentale, però funziona già abbastanza bene, quindi ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, chi di voi acquistando su Amazon magari delle cifre alte attraverso il servizio Cofidis integrato in Amazon ha avuto la possibilità di rateizzare con il numero di rate desiderato? Beh, questa applicazione consente di fare la stessa cosa, quindi oltre che a Cofidis integrato in Amazon ci sta questo servizio nonché applicazione chiamato Klarna, quindi lo potete scaricare sia sui vostri dispositivi sia Android e sia iOS. Klarna è un'applicazione che non appena l'avete installata si presenta in questo modo: schermata principale, troviamo tutti i store di riferimento da cui possiamo acquistare, e adesso vi spiego subito cos'è. Quindi praticamente questa Klarna va a farvi rateizzare in tre comode rate mensili un intero importo anche acquistabile su Amazon. Quindi praticamente voi acquistate, come nel mio caso ho simulato l'acquisto di uno smartphone, 800 euro per esempio, e una volta che voi mettete nel carrello, passando prima dallo store di riferimento, in questo caso Amazon, ritornando su Klarna fate l'accesso al vostro store da cui avete messo nel carrello i vostri prodotti e voilà, in basso compare il pulsante Klarna che consente di fare questa cosa. Quindi una volta che avete cliccato, inserite l'importo esatto del prodotto che avete acquistato, dei prodotti che avete acquistato, potete fare anche un totale, e una volta inserito l'importo non dovete far altro che inserire i vostri dati all'interno dell'applicazione. Quindi una volta inseriti i vostri dati come nome, cognome, indirizzo, subito dopo vi consente di inserire anche i dati di pagamento, ed è qui che arriva il bello, perché l'applicazione Klarna consente di creare delle carte usa e getta. E sì, perché una volta che avete creato questa carta usa e getta direttamente da Klarna, beh, la potete inserire direttamente all'interno dell'applicazione Amazon come metodo di pagamento predefinito. Quindi una volta che avete creato la vostra carta, prendete tutti i vostri dati della carta creata con Klarna, la inserite come metodo di pagamento in Amazon, come potete vedere, ed è qui che viene bello, perché una volta che avete inserito quella carta direttamente da Klarna, l'importo che voi avete preautorizzato dal vostro conto principale lo prende in carico lei. Quindi una volta che avete fatto tutto ciò, parte il pagamento rateale direttamente da questa carta usa e getta generata con Klarna. Quindi devo dire che è una cosa veramente molto comoda, però solo che consente di creare solamente tre rate mensili, anche per importo come in questo caso tipo 800 euro, magari anche piccoli importi, consente di rateizzarlo con tre rate. È un servizio molto comodo, funziona con molti store, non solo con Amazon, store come Ikea, Nike e tanti altri store che riguardano la moda, la tecnologia e quant'altro. Quindi l'applicazione devo dire che è fatta abbastanza bene, consente di fare questa cosa, ripeto, solamente tre rate mensili, però devo dire che è una cosa molto molto comoda. Quindi il progetto è fatto bene, io l'ho utilizzato qualche volta e oltretutto me l'ha fatto scoprire la mia compagna. Quindi devo dire che se acquistate su Amazon, su altri store, magari non volete dare tutta la cifra, passando per Klarna, generando la vostra carta usa e getta, la inserite sullo store di riferimento e Klarna si occuperà di andare a rateizzare mensilmente l'importo che voi avete speso su di quello store. E devo dire che questo progetto, lo ammiro molto, perché non tutti gli store permettono di fare questa cosa, anche se adesso si è messa di mezzo, non con tutti, ma è entrata anche Scalapay, ma questa è un'altra cosa. Però devo dire che questa Klarna funziona veramente molto molto bene. Quindi ragazzi, se anche voi volete acquistare
soprattutto su Amazon, perché io lì che l'ho provato e funziona veramente bene. Beh, nell'applicazione poi dopo l'acquisto potete andare a vedere ancora quante rate mancano, quali sono le date, quindi ci sono tutte le informazioni che vi serve sapere per quanto riguarda quel pagamento rateizzato direttamente da Klarna. Beh, devo dire che è fatta veramente molto molto bene, quindi ragazzi, se la volete utilizzare, volete rateizzare i vostri pagamenti online, beh, Klarna è la scelta migliore. Sì, ci sono tre rate mensili, però è fatta veramente molto molto bene. Allora ragazzi, è stato un video, beh, niente di particolare. Volevo parlarvi di questa applicazione, l'ho provata, ripeto, un paio di volte e devo dire che funziona veramente bene. E se volete scaricare l'applicazione, qua in basso nella descrizione trovate tutti i link di riferimento ai vari store come Android e iOS. Se volete farmi sapere la vostra, qua in basso nei commenti vi aspetto. Ditemi se qualcuno di voi ha utilizzato già questo servizio, questa applicazione, insomma ditemi tutto quello che volete. Oltre a questo, fatemi sapere attraverso i like se questo video vi è piaciuto, quindi qualora vi fosse piaciuto lasciate tutti i vostri like, che per voi è gratis ma per me conta molto, quindi iscrivetevi anche al canale e dopo esservi iscritti attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video. Dopo averli condivisi, già lo sapete, mi trovate anche su Instagram, chiocciola Mitico Snake, e noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao!